solo vittorie e nessun pareggio nella 21esima giornata del campionato di prima categoria, segnatamente nel girone C. E la cosa che è interessante da osservare è che vincono le prime 8, perdono le restanti 8. Quindi una classifica spaccata letteralmente proprio in due parti, dai 55 punti del San Nicola da Crissa, primo in classifica, ai 29 del Badolato per quanto riguarda la zona alta, invece dai 24 del Prasar ai 7 dell'Academy Girifalco per quanto riguarda il resto della graduatoria. E veniamo singolarmente ai vari risultati. Il San Nicola da Cris sbanca il Real, al campo del Real Mileto per 3-0, e le altre squadre, quindi anche la Virtus Rosarno vince la partita di sua competenza a Gasperina 2-0. Poi Borgia va a vincere per 3-1 contro il Martelletto Settingiano in trasferta, il Chiaravalle batte la Rombiolese per 3-1, il San Calogero Calimera che va a vincere contro il Real Mileto 3-0 e il Città di Guardavalle che batte rispettivamente in trasferta 4-1 l'Academy Girifalco, mentre il Real Pizzo va a vincere contro il Prasar in trasferta. Quindi questi sono i risultati che dicevamo per le squadre testa alla classifica. Da segnalare anche la vittoria appunto finale del Badolato sul Real Montepaone per 1-0 con il gol di Papello al 53esimo. Per quanto riguarda le singole squadre, le singole partite, per esempio quella di Chiaravalle, vediamo che la Rombiolese si era portata in vantaggio con Virdò, ma poi nel secondo tempo i due Zaffino e Maida ribaltano la situazione per il 3-1 finale. Carbone e Ocampo portano il 2-0 al Rosarno nel secondo tempo a Gasperina, mentre il Borgia deve ribaltare la situazione dopo che era stato in svantaggio per 1-0 con il gol di Campagna, ma poi ci pensano una doppietta di Strangis e il gol di Russo a portare la squadra di Fioretti sul 3-1 finale. Iaite è un'autorete per il Pizzo, mentre il San Nicola da Crissa i suoi tre gol li ha avuti da Loiacono, Spina e Cannitello.